Il Vaticano ha dato il via a un nuovo programma che ha lo scopo di rinsegnare al clero il rito di esorcismo. Un momento, lei vuole che io diventi un esorcista? 2 mesi a Roma, ti sembra così terribile? Foto scattata nel corso di un esorcismo a Torino. La mascella dell'uomo si è slogata spontaneamente durante la lettura del Padre Nostro. Dimmi, Michael, tu credi nel peccato? Sì, ma non è il demonio a costringerci a commetterlo. Ti consiglio vivamente di fare una visita a un mio vecchio amico. Buongiorno. Tu sei Michael? Sì. Non ti piacciono i gatti? Non particolarmente. Benvenuto a Roma, è infestata dai gatti. Attento che non entrino. Sai perché padre Lucas è famoso? Perché ha già fatto più di 1000 esorcismi. Qual è la tua opinione? Il diavolo non c'entra. Il ladro che viene a rubare a casa tua accende la luce quando arriva? No. Preferisce che tu creda che lui non è lì. E così il diavolo. Diventa complicato se il non avere prove è la prova che il diavolo c'è. Sto soffocando! Ancora non sei convinto? Non le serve un prete, le serve uno psichiatra. Sta attento, Michael. La scelta di non credere al diavolo non ti proteggerà da lui. I primi segni di una possessione sono sottili. A socialità. Persistente tremore a un arto. Michael, cosa mi succede? Se non l'ha sconfitto Lucas, come posso io? Michael! Il terrore è reale, Michael. Michael, chiudi la porta, per favore. Non vogliamo essere disturbati, no?